Ho detto che sono a favore di un progetto per la città, che è un'altra cosa. Sì, su questo. Si potrebbe valutare l'Olimpiade con nuovi dossier e nuovi progetti per la città. Questo lo so, vediamo come va a finire la riunione. Lei aveva sempre parlato di una terza via. Mi lasciate in mezzo ai lupi. Questa è una trappola che avete fatto voi. Assessore, ci dica la verità, ma secondo lei domani o dopodomani arriverà? È stata presa da credo prima. Che arriverà insomma ad Horas, ma questo no, però non lo so. Un annuncio. Negativo. Però siete degli assassini perché l'avete mandato via voi. Senta, ma è preoccupato, scusa, anche per l'assenza dell'assessore una al bilancio? No, non sono preoccupato. No, cioè, ma serve le cose vanno, una delibera, un atto di giunta per dire no alle Olimpiadi? Serve un atto di consiglio, non serve un atto di giunta. Ma dire no è un no ragionato oppure è dettato dal Movimento 5 Stelle e da Beppe Grillo? Come Beppe Grillo? Perché c'è Beppe Grillo su? No. Però, però la linea l'ha indicata Grillo. Però ha fatto un post abbastanza chiaro, Verdini. Non ho capito. Ha fatto un post molto chiaro e netto sul no alle Olimpiadi. E quindi è per capire se è un no ragionato o un no dettato dal movimento per... Quando ci sarà un sì o un no, poi deciderete se è ragionato o meno. Quello sarà. Ma voi. Secondo di come va questa decisione, è in ballo anche il suo futuro da assessore? Non credo, perché... Cioè ogni giorno dite che siete voi che lo mettete in giro questa vergogna, non posso dimetti, dire che mo cambio tono, cioè è una vergogna che io da 15 giorni non parlando con nessun cazzo, con nessuna, con nessuna, no, non fate i furbetti, ma con me, furbetti sono 15 giorni che io non parlo con un giornalista, io ho tutti i giorni dei virgolettati, ieri mi ha telefonato un mio caro amico che lavora in un'agenzia, mi ha detto gira un'ansa che tu sei dimissionario, cioè questa è una vergogna, poi dopodiché voi siete persone stupende tutte, ma questo attacco che c'è contro il sindaco è vergognoso, non si è mai visto. Quindi smentisce qualunque ipotesi di sue dimissioni. Ma certo, ma scusa, posso dire una cosa, così poi ve la vendete come volete, cioè non, la Raggi non fa le delibere eccetera, questi tutti i grandi giornali hanno fatto sta storiella stupenda, Dopodiché non c'è stata Mafia Capitale, quindi noi abbiamo trovato la casa di vetro che ha trovato Sala, che ha trovato, vero? È così? Cioè sostenete questo? No, dico sostenete questo, poi vi dico il seguito della storiella, se mi permettete. È vero o no che c'è una differenza tra chi è stato arrestato come cioè l'apicale del Consiglio Comunale è stato arrestato? Farà una differenza o no? Certo. Ah, meno male. Dopodiché, però, di questi 90 giorni. Dopodiché mettete in fila il fatto che non si fanno delibere. Dopodiché adesso vi dico quella di delibere che facciamo, perché io ho 120 milioni di debito fuori bilancio. È chiaro che è successo a Roma 2011-2013. Ogni delibera di fuori bilancio va in consiglio comunale, una. Quindi la Raggi ha vinto l'Olimpiadi, nel senso che farà... No, perché farà, porterà 600 deliberazioni di consiglio comunale per riconoscere soldi spesi, insomma, in maniera opaca, però da imprese che hanno fatto i lavori e che falliscono se noi non gli diamo i soldi. Questo farò io. Allora voi dovrete scrivere, da quando cominceremo sta baracca, che la Raggi è la campionessa delle deliberazioni e ve lo imporrò, perché sapete che il rapporto sì, che ho con... Assessore, non abbiamo ancora capito perché Minenna si è dimesso. Non si è capito. Ma ancora per un progetto di Roma assolutamente quello che ci ha portato. Roma, 13 miliardi e mezzo di fallimento, lo sapete quello che c'è? Più di questo vi devo dire. Cioè, sono con un progetto alternativo a questo. Quindi cioè, lo dobbiamo ridire. Diverse. Sono per un progetto urbano, dopodiché a Tor Vergata avrebbero voluto farci le casette per gli atleti. E questa è la Roma del futuro dei giovani che stanno studiando il liceo, che vogliono andare all'università e vogliono vedere il futuro qui, non andare a Toronto, non andare in America. Assessore, allora gliela pongo l'ultima. Dai. Ma Malagò e Montezemolo sono gli interlocutori giusti per assecondare il suo progetto alternativo? Dovete rispondere voi. Io non ho fatto i mondiali del nuoto del 2009.